Nonostante Tommaso ami viaggiare, a volte è restio a salire a bordo di un aereo. Non ha paura del terrorismo, però in Europa il terrorismo non è una preoccupazione quotidiana. Purtroppo però esistono ancora alcuni individui convinti di raggiungere i propri obiettivi ideologici attraverso il terrorismo. Questi individui sono una minaccia ai diritti e alla libertà di tutti. Cosa fa l'Europa per combattere il terrorismo? L'Unione Europea interviene in modo triplice. Primo, impedendo il reclutamento. In questo modo l'Europa mira a eliminare il terrorismo alla radice. Come? Bloccando reti e individui volti ad avvicinare le persone al terrorismo, facendo prevalere le correnti positive sulle spinte estremiste. Promuovendo la sicurezza, la giustizia, la democrazia e le pari opportunità per tutti. Secondo, impedendo l'accesso agli esplosivi. Quasi tutti gli attacchi terroristici degli ultimi anni hanno visto l'impiego di esplosivi. La maggior parte sono stati realizzati a mano, ricorrendo a sostanze chimiche disponibili sul mercato per il grande pubblico. Limitare l'accesso a tali sostanze e individuare e fermare le minacce ai trasporti e alle infrastrutture energetiche aumenta la sicurezza per tutti. Terzo, tagliando i fondi ai terroristi. Le organizzazioni terroristiche cambiano costantemente le modalità di finanziarsi. L'Europa deve stare al passo per impedire ai terroristi l'accesso alle risorse per finanziare le attività criminali. Senza denaro non c'è terrorismo. Il terrorismo è un atto criminale che non conosce confini. Per combatterlo dobbiamo agire a livello europeo e globale, sempre nel rispetto delle libertà e dei diritti umani. L'Unione Europea promuove la cooperazione cruciale tra le forze di polizia nazionali per combattere i terroristi. Sono in molti a impegnarsi per un'Europa più sicura. Per questo Tommaso non ha di che preoccuparsi e può dormire sonni tranquilli, perfino in volo.